Il principio di decentralizzazione alla base delle criptovalute e l'assenza di intermediari sotto forma di banche e altre istituzioni finanziarie rendono oggi le criptovalute il modo più sicuro e anonimo per trasferire denaro. Tuttavia, il lato negativo di questa libertà rimane il rischio di perdere il proprio denaro. Il token Ultima è supportato da Smart Wallet, un moderno portafoglio di criptovalute caratterizzato da un elevato livello di sicurezza. Il wallet è a prova di hacker, quindi conservare i token in Smart Wallet è assolutamente sicuro. Tuttavia, anche le più avanzate tecnologie di protezione dei dati non sono in grado di proteggere i token stessi se non vengono seguite semplici ma importanti regole di sicurezza. In questa guida illustreremo queste regole. Attieniti a loro per mantenere i tuoi fondi al sicuro e rendere la tua esperienza nel mercato delle criptovalute il più positiva possibile. 1. Imposta un codice PIN per accedere al wallet e il Face ID o il Touch ID in modo che solo tu possa accedervi. Per farlo, vai al Setting, Impostazioni, nella App, quindi in Security, seleziona PIN Code. Premi sul pulsante per impostare un PIN a 6 cifre nel portafoglio e Change PIN per modificarlo. Il codice PIN deve essere complesso. È necessario che sia composto da diverse cifre disposte in ordine casuale, in modo da rendere impossibile indovinarlo. Non utilizzare password composte da cifre identiche, come ad esempio 888888. È possibile attivare la scansione del volto dell'impronta digitale nella sezione Face ID Touch ID. Imposta la conferma delle transazioni. Impostare la conferma delle transazioni tramite scansione del volto dell'impronta digitale ti proteggerà ulteriormente. Nessuno potrà inviare token dal tuo wallet. Per attivare la conferma delle transazioni, vai alla sezione Security. Tieni presente che per attivare questa funzione è necessario che il PIN o Face ID o il Touch ID sia già impostato nel tuo smart wallet. Una volta impostati potrai attivare questa opzione. Inoltre ti ricordiamo l'importanza di prestare attenzione alla frase mnemonica che ricevi quando crei un wallet. Non memorizzarla su supporti digitali, ad esempio nelle note del telefono o sul desktop del computer. E non condividerla con nessuno. Il modo migliore e più sicuro per conservarla sarebbe scriverla su carta e nasconderla in un posto sicuro. Le semplici regole illustrate in questa guida manterranno i tuoi fondi al sicuro. Per questo motivo ti chiediamo di condividerle con altri utenti dell'ecosistema Ultima.